Quando ero un giovinotto e frequentavo le scuole elementari, avevo questa insegnante che aveva il suo metodo controverso di valutare. Insomma, lei premiava solamente i ragazzi che erano riusciti ad ottenere un risultato e non chi si impegnava per ottenere il risultato anche non ottenendolo. Per esempio, molto spesso come compito in classe ci mettevamo a fare questi dettagli dove lei dettava e noi copiavamo per iscritto. E questa parlava così velocemente che io inevitabilmente una o due frasi me le perdevo, o comunque mi saltavo qualche parola. Così, automaticamente, ogni volta mi beccavo un'insufficienza. Nonostante che alla fine di questi dettagli, talmente tanto lo sforzo a starle dietro e a scrivere, che arrivavo alla fine del dettaglio completamente sudato d'inverno con meno 20 gradi in classe. Però, nonostante lo sforzo, io mi beccavo comunque l'insufficienza. Cristo, quanto la odiavo, non riesco nemmeno a descriverlo. In realtà, però, ci sono stati degli studi che hanno fatto vedere che le persone che riescono ad ottenere un numero di risultati maggiori nella vita sono proprio quelle che vengono premiate non per il risultato che hanno ottenuto, ma per lo sforzo che hanno messo nell'ottenere quel risultato. Questo perché la nostra mente si legherà alla nostra capacità di fare le cose, non di ottenere risultati. Quindi non si identificherà col risultato, ma con la nostra attitudine a confrontarci con gli sforzi. Innamoratevi prima del percorso e poi dei risultati che ottenete.